Nella prima puntata di questa trasmissione, che vuole dare qualche utile indicazione per raggiungere la senilità al meglio delle proprie condizioni di salute, abbiamo parlato dei 30-35 anni, periodo della vita in cui si manifestano generalmente le prime trasformazioni o modificazioni degne della nostra attenzione e delle nostre cure. Nella seconda si è parlato dell'età del climaterio, vale a dire i 45-50 anni, periodo in cui, per avere profuso nella vita gran parte delle energie fisiche e mentali, si rende opportuna una analisi approfondita dello stato di conservazione o di usura dei nostri organi per intervenire tempestivamente e impedire l'insorgere di malattie che potrebbero compromettere seriamente l'equilibrio della nostra salute. In questa terza puntata parleremo dei piccoli e grandi problemi che si possono incontrare a 60 anni e via via più su fino ai 70, 80 e oltre. A 60-65 anni l'uomo o la donna hanno concluso, direi, un po' il loro ciclo produttivo. Stanno, sì, diciamo, vanno in pensione, in un certo senso. Si potrà discutere se è l'età giusta, se realmente devono andare in pensione a questo punto o no. Indubbiamente molti soggetti sono ancora in grado, sarebbero ancora in grado, sia dal lato lavorativo, fisico, sia soprattutto da quello psichico, mentale, di poter proseguire nella loro opera. Ma il tema qui direi è troppo largo e troppo vasto e non rientra su quanto noi vogliamo dire o discutere nella nostra trasmissione. Bisogna osservare che proprio questo sentirsi mettere da parte da un punto di vista produttivo, quando si è ancora in grado di poter rendere, di poter contribuire a un'attività lavorativa, questo sentirsi dichiarare inutili dall'ambiente di lavoro, dalla società nella quale si è finora vissuti, che rappresenta uno dei motivi profondi di depressione nell'anziano. Ed è un motivo di depressione che può essere fonte di due ordini di conseguenze. Da un lato una serie di conseguenze su un piano psicologico, dall'altro una serie di conseguenze anche su un piano fisico. Con il pensionamento interviene un altro mutamento del ritmo di vita. Ne avevamo già accennato, avevamo già parlato del primo mutamento nella prima puntata, parlando di quello che avviene sui 30-35 anni, con una variazione del tono di vita, con un assestamento, direi quasi con la fine, col termine del periodo, chiamiamolo un po', della scapigliatura, se vogliamo, giovanile. Però tra i 35 anni e i 60-65 l'uomo, la donna si sono adattati a questo nuovo ritmo di vita, al loro lavoro, la loro regolarità, la loro routine, direi, classica di questo periodo. E interviene invece di colpo il pensionamento. Questa gente è abituata più o meno a lavorare tutta la loro giornata, dalla mattina alla sera, ad averla praticamente occupata, magari durante il lavoro a sognare il momento del riposo. Ma quando questo riposo interviene, e interviene di colpo, tutto insieme, lasciando il vuoto nella giornata dell'individuo, è chiaro che porta per forza a un contraccolpo psicologico che è qualcosa di diverso dall'adattamento dei 30-35 anni. Qui non c'è il tempo di adattarsi, qui è direttamente un colpo nuovo che in termine medico, psicologico, geriatrico noi chiamiamo la crisi del pensionamento, ma che molto spesso può portare delle ripercussioni notevoli non soltanto per quanto riguarda lo psicologo, ma anche per quanto riguarda direttamente il clinico, cioè dei mutamenti anche in senso fisico nella persona. Spesse volte la posizione della persona anziana è modificata anche in famiglia, non soltanto perché l'anziano sente di essere un peso là dove fino a qualche anno prima era considerato l'elemento di base della famiglia, ma anche perché molte volte i figli cresciuti sentono il desiderio di un'autonomia, di abbandonare il nucleo della famiglia paterna. E questo anziano, e questo discorso vale soprattutto per l'uomo che vede la sua vita svuotata alla cessazione dell'attività lavorativa, si trova molte volte solo, si trova una giornata nella quale non ha dei compiti precisi, non ha delle occupazioni da fare, la sua vita sembra vuota, sembra non abbia né senso né significato. Cosa vuole? Quando dovevo andare in pensione non aspettavo che quel giorno. Adesso che ci sono, dopo un mese, non so cosa fare. Mi alzo al mattino, dove vado, cosa faccio? È una gran noia, nient'altro che quello. Prima almeno
mi muovevo, facevo qualche cosa, avevo i miei affari, ma sai, qualche cosa che rimane qui, ecco, che non so spiegare, ecco, non so, che con una specie di pugno qui dentro, qui, fermo. La situazione è più favorevole per quanto riguarda almeno il nostro paese per la donna, la quale più facilmente a quest'età tende a completare lo spazio lasciato vuoto dal lavoro, occupandosi maggiormente della famiglia e della casa. Sono molto contenta di essere pensionata, perché così sono nella mia casa, accudisco alle faccende e posso riposarmi anche. Mi posso alzare quando voglio la mattina, uscire, vedere le mie amiche. Sia pure generalizzando il concetto, si è detto che a 60 anni si è conclusa la vita produttiva e ciascuno di noi a quel traguardo ci è arrivato bruciando energie fisiche e mentali in una misura più o meno ampia. Il logorio comunque ha lasciato delle conseguenze più o meno evidenti, più o meno preoccupanti, a seconda di quello che è stato il nostro comportamento negli anni precedenti. Per questo ciascun uomo e ciascuna donna fanno storia a sé. Quello che qui possiamo dire è che, grosso modo, gli anziani si potrebbero dividere in tre grandi categorie. Quelli sani, quelli che hanno qualche acciacco, qualche malanno, i mezzi sani, insomma, e infine coloro che hanno qualche guaio più serio. Possiamo però dire anche, e non soltanto per rincuorare, ma perché è realmente l'esatta verità, che anche a quest'età si può fare qualcosa. Dire di più, si può fare molto, perché attraverso una reale e stretta collaborazione tra il medico e il paziente si può rimediare in maniera pressoché totale ai cosiddetti inconvenienti dell'età e che molti prendono, direi, con troppo fatalismo. Ma si può anche rimediare, o perlomeno in buona parte, anche ai veri e propri malanni, alle vere e proprie malattie, anche di una certa gravità. Cominciamo da coloro che abbiamo definito sani. Ho 63 anni. Sto benissimo, tutte le mattine mi alzo regolarmente, vengo alle 8, vado a casa a mangiare alle 1:30, alle 2, così, per finire poi la chiusura alle 8:30 di sera. Quindi lavora tutto il giorno? Tutti i giorni, indistintamente, meno che la domenica, si intende. Ma come sta? La salute come va? Insomma, abbastanza bene. Per gli anni che ho, credo che vada abbastanza bene. Sono un tipo tranquillo, perciò i 20 anni, i 25 non li invidio. Sono un calmo, il medico non lo conosco affatto. Faccio una professione che è difficile anche per i giovani, in quanto sono un istruttore di guida. E il fatto stesso che faccia questa professione richiede dei riflessi molto rapidi e un'agilità, non dico sorprendente, ma perlomeno adeguata alla professione che faccio. E sebbene abbia questa età, tutti i giorni faccio questo lavoro e anche con notevole successo, direi. Io credo che si cominci ad invecchiare quando si perde il senso dell'umorismo. Guardi, io ho 55 anni, vivo nell'ambiente ippico, non dirò che mi sento come un puledro, ma come un ottimo 4 anni. Senta, io sto bene, ho 58 anni, mi alzo la mattina, lavoro, insomma, non ho nessuna preoccupazione, il dottore non lo conosco affatto, perciò posso vivere tranquillo, non invidio i 30 anni, insomma. Ci sono consigli, indicazioni che si possono dare a queste persone, a tutti coloro che vivono una vecchiaia serena, perché possano prolungare il più possibile questo stato di serenità? Vedendo questa serie di immagini, direi che il consiglio primo da dare, quello che viene spontaneo, è di continuare, di proseguire la vita che hanno fatto, il ritmo di vita che hanno trovato fino a questo momento e che li ha portati a una vecchiaia così tranquilla, serena, lontana dagli acciacchi. Però qualche consiglio più specifico si può dare anche in questi soggetti. Per esempio, quello che è la vita all'aria aperta, il movimento, la necessità cioè di non fossilizzarsi, di non fermarsi, sempre naturalmente relativo alle possibilità fisiche dell'individuo e in rapporto quindi all'età. Qualche consiglio dal punto di vista alimentare, sempre, ripeto, in senso molto generale, di evitare di mangiare troppo, nel senso generico della parola, quindi un'alimentazione regolare, sobria,
però senza esagerare anche in questo, senza arrivare realmente a dare, a portare alla fame o depauperare a volte in senso vitaminico, soprattutto a volte in senso proteico. Noi vediamo molti anziani a cui mancano le proteine, cioè che a cui vengono tolte carne, latte e uova, sempre per paura che possano danneggiarli. Un esempio classico è quello del latte, e che molti non sanno, che soprattutto negli anziani una tazza di latte tiepido la sera prima di andare a letto può aiutarli a conciliare il sonno. Molti hanno paura del caffè. In realtà il caffè non ha mai fatto male a nessuno, entro certi limiti naturalmente. Quindi non stiamo a togliergli questi piccoli piaceri della vita alle persone anziane, togliendogli un po' di caffè, togliendo a volte un po' di vino, cioè togliendo qualche cosa realmente di gusto che può riconciliarli anche con i piccoli acciacchi della loro età. E a queste stesse persone, sul piano dell'igiene mentale, che cosa si può consigliare? Anche su questo piano non si può generalizzare. Le soluzioni da suggerire o da adottare sono quelle che rispondono maggiormente alle caratteristiche, alle esigenze di ciascuno. Certo che la persona che invecchia serenamente, avendo trovato un suo ritmo adeguato anche su un piano psicologico, è una persona che forse non richiede nessun consiglio particolare. In generale si può dire che è opportuno che la persona che ha abbandonato la propria attività lavorativa rispolvere o riveda certi hobby che probabilmente non ha potuto sviluppare proprio per gli impegni lavorativi precedentemente. Faccia un po' quello che si sente portato a fare, e naturalmente se la società glielo concede. Purtroppo si può dire che la società non è così benevola nel concedere queste possibilità alle persone che invecchiano. E cosa potremmo dire per la seconda categoria di persone anziane, cioè quelli che abbiamo definito i mezzi sani? Non si può fare un discorso su queste malattie, su questi malati. Il discorso diventerebbe ancora più generalizzato, per forza. Si tratta di malattie differenti. Ah, esistono malanni che percentualmente si trovano più diffusi intorno all'età che stiamo considerando? Sì, questo nettamente. Ci sono dei gruppi, direi, di malattie oramai ben noti e che tutti i medici e tutti i geriatri in particolare conoscono. Per esempio la massima percentuale, cioè di quasi il 50%, per essere esatti il 49%, di malati del settantenni, diciamo, e ultra settantenni, appartiene al gruppo delle malattie cardiovascolari, ovvero sia malattie di cuore e malattie della circolazione, delle arterie, ma compreso in questo le pressioni arteriose alte, l'ipertensione arteriosa, e comprese alcune malattie anche periferiche, tipo le arteriopatie, gli arti, l'impossibilità a camminare, eccetera, per ragioni sempre circolatorie. Un altro gruppo, grosso gruppo, direi di quest'età, è il gruppo del sistema osteoarticolare, cioè le artrosi, praticamente sia artrosi normali, semplicemente dolorose, basta sia le artrosi deformanti vere e proprie. Non dimentichiamoci che il vecchio diventa più corto, che diminuisce d'altezza, non è che diminuisce, è semplicemente che si incurva, che si piega. Un terzo gruppo sono le malattie dell'apparato respiratorio, cioè le forme bronchitiche, broncoasmatiche, l'enfisema polmonare, e ancora un quarto, parlo di quelli più importanti, le malattie del sistema nervoso, senza arrivare alla psichiatria vera e propria, non parliamo di manicomio naturalmente. Come del resto, anche parlando degli altri tre gruppi, non parlo della grande malattia che porta il malato a letto. Qui stiamo parlando di mezzi sani, quindi di soggetti che pur essendo colpiti da queste forme morbose sono però ancora in un certo senso autosufficienti, hanno la loro possibilità di muoversi e di fare una loro vita. Poi oltre queste quattro ci sono altre serie, diciamo, di malattie abbastanza frequenti, ma insomma fermiamoci a queste come quella che noi chiamiamo la tetralogia della vecchiaia. Questi che abbiamo visto ora, di cui abbiamo parlato, sono naturalmente soggetti non acuti dal punto di vista della malattia, sono soggetti ancora autosufficienti, soggetti che hanno un po' il va e vieni, direi, della malattia stessa, i mezzi sani, come l'abbiamo definiti prima, ma appunto per questo sono ancora recuperabili, se non altro, direi, se non nel ritorno alla normalità, alla sanità completa, però recuperabili per quanto riguarda le possibili complicanze della malattia stessa. Entra in atto, direi, quella che noi chiamiamo prevenzione secondaria, cioè prevenzione non della malattia in sé, che in questo caso è già manifesta, già clinicamente chiara,
ma prevenzione di tutte quelle complicanze che queste malattie comportano e che possono arrivare nel loro punto finale, diciamo così, a una gravità tale da allettare l'ammalato, obbligarlo cioè a letto, con tutte le conseguenze fisiche, psichiche, direi sociali anche, che questo comporta. Professore, senta, ma a proposito di questo gruppo che abbiamo appena considerato, cioè quello delle malattie più incidenti in questo periodo di età per i mezzi sani, ci sono dei consigli, sia pure generici, che si possono dare alle persone colpite da queste affezioni? Beh, così direi molto generici. Molto generici perché la maggior parte dei casi lo dovremo trattare soggetto per soggetto. Non è soltanto la malattia in sé e tantomeno la malattia di gruppo che possiamo prendere in considerazione. Possiamo dare così dei consigli molto larghi, molto vaghi. Degli orientamenti, insomma. Degli orientamenti, diciamo. E tra questi prendiamo pure gruppo per gruppo, come mi chiedeva lei. È chiaro il gruppo dei cardiaci, degli ipertesi, il gruppo dei vascolari in genere, richiede una attenzione di vita, di ritmo di vita superiore a quello di tutti gli altri gruppi. Cioè attenzione in che senso? Attenzione nel senso, ne abbiamo parlato prima, accennato prima per esempio a necessità di movimento, di vita all'aria aperta, eccetera. Ho detto anche che tutto è in relazione all'età di questi soggetti, qui è in relazione all'età e alla gravità, anche gravità o meno, insomma più o meno forte, dello stato patologico. Non potremo permettere a un iperteso, a un grosso iperteso o a un cardiaco, sia pure in fase di compenso, di arrivare a stancarsi. Cioè, già questo è un danno. Niente affaticamento. Niente affaticamento, nel senso pieno della parola. L'attenzione cui abbiamo accennato prima dell'alimentazione, nel senso di un'alimentazione sobria, qui dovrà essere ancora più sobria, perché ogni affaticamento dello stesso apparato digerente, nella digestione stessa, porta un affaticamento della circolazione e quindi anche di quello che è la pompa, diciamo, della circolazione stessa, cioè del cuore, del muscolo cardiaco. Per quanto riguarda invece, è al contrario quasi, gli artrosici devono muoversi. Non c'è niente di peggio per un artrosico che l'immobilità, che aggrava la malattia stessa. Quindi necessità maggiore di movimento, di ginnastica, naturalmente guidata, questo è sottinteso, fino alla vera e propria fisioterapia, eventualmente palestra, massaggi, eccetera. Sui malati del gruppo del sistema nervoso c'è poco da dire. Si ritorna sulle solite viete, direi oramai parole, vieti e consigli di una vita calma, di una vita serena, di evitare le scosse psichiche. Ripeto, sono parole perché purtroppo nella vita attuale, nella vita moderna, tutto questo è ben difficile ad applicarsi tutti i giorni. Ma un'indicazione seppure così vaghissima, cioè si potrebbe dire per esempio che la vita per un iperteso è estremamente difficoltosa in città, è più semplice, diciamo così, o più agevole una vita all'aperto in campagna, cioè lontano dai rumori, dai trasporti. È difficile a dirsi anche questo, perché dipende dal temperamento dell'individuo. Ci sono degli ipertesi nati cittadini, in un certo senso, che se nelle porte in campagna arrivano a sentirsi isolati, lontani dal mondo, non vedono intorno a sé altra gente, non vedono il movimento normale, per cui la pressione si rialza ancora di più. A volte ci troviamo costretti, in alcuni casi di ipertensione o in alcuni casi di nevrosici, prendendo il gruppo del sistema nervoso, a dare dei consigli che in teoria sono, direi, controproducenti. Però se noi riforziamo questi soggetti a seguire una determinata linea, e tale la insofferenza, la intolleranza di quello che noi li obblighiamo a fare, che praticamente peggiorano poi la situazione di partenza. Quindi praticamente tranquillità e serenità, ciascuno deve ricavarsela nell'ambito delle proprie abitudini. Delle proprie abitudini e del proprio temperamento anche. L'ultimo gruppo, cui abbiamo accennato, quello dei bronchitici, dei broncasmatici. Non stiamo a dire di smettere di fumare, questo direi è sottinteso. Direi che lo sanno loro stessi, sono i primi, direi, a sapere cosa li fa bene o cosa li fa male. Il fumo è la prima cosa, naturalmente. E col fumo tutto quello che rappresenta un'area viziata, nel senso pieno della parola. Quindi tutto quello che può togliere a questi soggetti una determinata quantità di ossigeno, di aria pura. Ed ora il terzo gruppo,
cioè quegli anziani che, sventuratamente, sono stati colpiti da forme gravi. Ebbene, diciamolo subito, è forse per questa categoria, se vogliamo così chiamarla, che la geriatria ha operato, come si suol dire, dei miracoli. È qui che si aprono speranze e possibilità concrete, fino a ieri ritenute quasi impossibili, attraverso quella che i geriatri chiamano riabilitazione o riattivazione funzionale. Riabilitazione o riattivazione funzionale. Cosa vuol dire? Significa praticamente riattivare determinate funzioni in un individuo che queste funzioni abbia perso a causa di una malattia, di un qualunque fatto patologico. Naturalmente non intendiamo, parlando di un vecchio, di una persona anziana, la riattivazione o la riabilitazione non sarà mai completa. Noi in un soggetto di 20 anni parliamo di riattivazione vera, raggiunta, quando questo può riprendere la sua vita completa, totale. In una persona anziana per noi è già un risultato, direi, positivo, quando questo, non so, dal letto lo riportiamo in piedi e in condizione di badare a se stessa. Professore, senta, ci può dare un esempio, tanto perché meglio si possa capire di quando può intervenire la terapia? Ma direi l'esempio più classico, più banale se vogliamo, ma quello che vediamo praticamente tutti i giorni è quello del soggetto dell'emiplegico, cioè il soggetto che abbia avuto una trombosi, un'emorragia cerebrale e che sia rimasto paralizzato per una metà del suo corpo. Questo soggetto fino a qualche anno fa era praticamente abbandonato a se stesso. Era lasciato a letto, era paralizzato, se riprendeva bene, altrimenti rimaneva a letto qualche volta per 10 anni, magari dopo l'incidente avvenuto. Ora no, ora noi sappiamo che mobilizzandolo rapidamente, dopo poco tempo, dopo 10-15 giorni che ha avuto quello che noi chiamiamo l'incidente vascolare, praticamente, cioè la paralisi, in circa l'82% dei casi possiamo riportarlo al normale. Cioè ritorna a camminare. Ritorna a camminare, non farà le corse. Ripeto, siamo sempre in questa riattivazione da considerare rispetto alla persona anziana. Però non sarà più a carico dei familiari, dell'infermiere, del reparto di ricovero ospedaliero in cui si trova, nel senso pieno della parola. Sarà ancora un soggetto che potrà badare a se stesso. Questo in senso, come potrei dire, tecnico quasi, di riattivazione, quella che è la fisiokinesiterapia. La fisiokinesiterapia ha risolto, direi nella maggior parte dei casi, un problema che non è soltanto di ordine medico, ma anche di carattere sociale. Infatti il paziente emiplegico può essere, con i moderni sistemi di movimento, e cioè di fisiokinesiterapia, riattivato, riabilitato, almeno al cammino. Infatti, stando alle statistiche, ben il 65% può essere riabilitato in senso autonomo. Il rimanente 20% può anche ritornare alle normali abitudini di vita ed una modesta percentuale, ma sempre soddisfacente, cioè il 10%, può addirittura riprendere un'attività lavorativa efficiente. La fisiokinesiterapia, come dicevo, ha risolto un problema sociale di notevole interesse, perché questi erano individui abbandonati a se stessi. E con il sistema del movimento che è azionato in due sezioni, cioè una sezione idrica, in maniera da facilitare con la pressione dell'acqua il movimento stesso del paziente. Movimento in un primo tempo aiutato, in un secondo tempo forzato. Quindi dalla sezione idrica si passa alla sezione fisica vera e propria, dove il paziente con una serie di attrezzi può riabilitare quei gruppi muscolari e quegli arti interessati dalla paralisi. Ecco, questa è una palestra dove esistono attrezzi studiati per ottenere risultati di riabilitazione in alcune forme di invalidità. Thank you.
Attraverso una serie graduale di esercizi è possibile quindi riattivare quegli arti colpiti dalla paralisi e, anche se lentamente, portarli a uno stato di efficienza. Poco alla volta il paziente riesce a riadattare il proprio cammino ai vari tipi di pavimentazione: piastrelle, asfalto, acciottolato, ghiaia. Anche il salire e lo scendere una scala può essere fatto in maniera del tutto autonoma. Qualora fossero stati colpiti gli arti superiori, con appropriati esercizi il paziente riuscirà a riacquistare quella manualità necessaria per rendersi almeno autonomo nel risolvere le piccole necessità quotidiane di una vita in famiglia. Questo, in un senso relativo, lo possiamo dire anche per quanto concerne un'altra affezione, e cioè la bronchite asmatica. Quando si è creato uno stato di male cronico a carico dei polmoni, si viene a modificare anche la struttura anatomica, non soltanto dei polmoni, ma anche della gabbia toracica. È naturale, quindi, che orientando il movimento in senso fisiochinesiterapico, noi possiamo ottenere una riabilitazione relativa sia delle strutture polmonari sia delle strutture anatomiche che compendiano la stessa respirazione. Ed in questo siamo anche aiutati da opportuni apparecchi come il Bennett, il quale forza in un certo senso gli atti respiratori e quindi facilita la respirazione sia nel senso di immissione di aria sia nel senso di emissione di aria. A questa azione meccanica dell'apparecchio si aggiunge l'azione meccanica della ginnastica, che modifica appunto quelle strutture anatomiche alterate di cui ho prima parlato. Quindi mettiamo il cerotto nella parte bassa del naso per favorire la respirazione con la parte alta delle narici. E ora passiamo agli atti respiratori veri e propri. Quindi inspirare, 1, espirare, emettere l'aria attraverso i denti, espirare bene, posizione di partenza, per sintetizzare si può concludere in tal senso: sia l'emiplegico, sia cioè l'individuo colpito da paralisi, sia il bronchitico asmatico possono, alle luci attuali della medicina, fruire di un trattamento particolare, e cioè della fisiochinesiterapia. La riabilitazione è qualcosa anche di più largo. Noi possiamo riabilitare un soggetto anche con delle cure mediche, in un soggetto bloccato nelle sue funzioni, della funzionalità di qualche apparato, di qualche organo, a volte anche la parte farmacologica, le medicine, per intenderci, hanno una loro funzione di riattivazione funzionale. E poi un terzo compito di questa branca della medicina, che praticamente può considerarsi una branca della medicina moderna, è anche la parte della riattivazione psicologica. Ha mai notato il vecchio, il settantenne, l'ottantenne, peggio ancora, che a un certo momento ha avuto una cosa da poco, un'influenza, rimane a letto per 7-8 giorni, dopo non ha più voglia di muoversi, vuole rimanere a letto. È lì che bisogna intervenire psicologicamente per metterlo in piedi. Certamente l'anziano è più difficile da curare del giovane e su un piano psicologico richiede un'azione ancora più intensa e più continuativa. Questo perché, in linea generale, il giovane, quando si ammala, considera che la malattia sia un fatto contingente, destinato a risolversi in un tempo più o meno rapido, come un fatto che si è aggiunta in fondo alla sua personalità.
Per l'anziano la malattia il più delle volte è sentita invece come un elemento fatale, connesso intrinsecamente, necessariamente alla sua età, un elemento che ormai fa parte della sua persona, dalla quale non potrà più liberarsi. E questo lo porta facilmente ad accettare la malattia come un fatto inevitabile che lo porterà a delle conseguenze ancora più gravi. Contro questa mentalità, che in passato è stata favorita da sistemi di cura ormai completamente superati, deve lottare il concetto della riabilitazione moderna. E su un piano psicologico si deve puntare soprattutto a dare la fiducia all'anziano nelle proprie possibilità e nelle proprie potenzialità di recupero, a rassicurarlo su quelle che sono le possibilità di superare una situazione che anche per l'anziano è una situazione contingente e transitoria. Non si tratta evidentemente di creare delle illusioni, ma si tratta di dare la certezza in termini scientifici sulla possibilità di recupero. Si tratta di evitare un atteggiamento passivo che è sempre negativo a tutte le età e che per l'anziano potrebbe rappresentare in modo determinante un fattore di evoluzione negativa di una malattia, e si tratta invece di stimolare quelle che sono, più grandi o più piccole, le forze di resistenza e di reazione che l'anziano presenta. E questa azione di recupero, di stimolo sull'anziano, deve essere fatta anche attraverso un'azione più generale accompagnata dai familiari. Molte volte i familiari rappresentano un elemento negativo perché sembrano favorire quella passività così per un malinteso benessere del loro congiunto, dove invece un'azione attiva che tende a recuperare l'autonomia finisce con l'essere determinante. Volendo completare il panorama, sia pure a volo d'uccello, che abbiamo fatto fino ad ora, direi doveroso un cenno alla chirurgia. Molte forme patologiche in senso chirurgico che fino a qualche anno fa non erano trattabili o venivano considerate perlomeno di un rischio eccezionale nella persona anziana sono ora non solo trattabili ma arrivano facilmente ad un esito felice. E questo è un passo avanti della chirurgia da un punto di vista della tecnica, ma direi un passo avanti di tutta la medicina. Professore, senta, se non sbaglio, lei è il primo chirurgo che è intervenuto sulle arterie, addirittura con sostituzioni di arterie. Beh, forse proprio il primo chirurgo, no, ma certamente fra i primi in Italia a portare queste nuove possibilità di intervenire direttamente sulle arterie, sia con interventi diretti a ripulire queste arterie, sia a sostituirle con questi nuovi tubi in materiale plastico. Professore, in quali circostanze si rende necessaria la sostituzione di un'arteria? Sono abbastanza numerose le circostanze nelle quali si interviene, ma sono quasi tutte dovute all'arteriosclerosi, cioè a questa malattia degenerativa delle arterie che altera profondamente la parete di questi tubi che trasportano il sangue dal cuore alla periferia e che portano l'ossigeno ai tessuti. Si interviene oggi addirittura anche sulla aorta, su questa grande arteria, quando fino a poco tempo fa invece sembrava una cosa tabù. Quando e come lei può intervenire su una aorta oggi? Beh, lei pensi che questa chirurgia è praticamente iniziata nel 1951, quindi è veramente molto giovane. Nel 1951 un chirurgo francese è intervenuto direttamente sulla aorta, cioè su quell'arteria che dal cuore passa attraverso il torace e quindi scende nell'addome per poi dividersi, per portarsi agli arti, ed è intervenuto su quella parte dell'aorta che si trova nell'addome, asportandola e sostituendola con delle arterie ottenute dal cadavere, oggi con arterie in materia plastica. Anche per quanto riguarda il campo urologico, negli ultimi decenni, grazie alla scoperta degli antibiotici e alla introduzione dei nuovi sistemi di anestesia e di rianimazione, si sono potuti mettere a punto delle tecniche operatorie di tale importanza da far includere la urologia tra le specializzazioni ad alto valore chirurgico. A questo proposito è sufficiente ricordare gli interventi di sostituzione, sia della vescica, sia degli ureteri, sostituzioni di organi che vengono fatte mediante il prelievo di alcuni tratti di intestino presi dall'individuo stesso.
sempre in campo di nuove tecniche operatorie, non si può non ricordare il problema del trapianto del rene, problema che è oramai risolto dal punto di vista della tecnica operatoria e che è certamente quello che ha prospettive di migliore riuscita nei riguardi dei trapianti di altri organi. In attesa comunque che il problema della grave insufficienza renale trovi la sua risoluzione nel trapianto di rene, i centri di depurazione extrarenale che funzionano nei reparti urologici, eliminando dal sangue le sostanze tossiche che il rene non riesce più ad eliminare, permettono a molti individui di sopravvivere in condizioni di salute accettabili. Parlando di geriatria, nel campo della diagnosi precoce, la prostata è frequentemente sede di tumori maligni che, se diagnosticati in tempo, possono essere convenientemente curati ed operati e che quindi tutti gli individui al di sopra di una certa età dovrebbero farsi controllare dallo specialista anche se non accusano alcun disturbo. Anche la chirurgia ortopedica e traumatologica in quest'ultimo decennio ha fatto le sue conquiste. Per esempio, le fratture del collo del femore, frequentissime nell'età senile, avevano spesso una prospettiva di invalidità permanente. Oggi queste fratture possono essere operate in qualsiasi età e molti chirurghi, anziché cercare la guarigione del collo del femore fratturato, preferiscono asportare la testa del femore e sostituirla con una protesi di vitalium, che è un metallo molto ben tollerato dall'organismo. In questa maniera i pazienti operati possono abbandonare il letto e muovere l'arto nel giro di un paio di settimane, evitando tutti gli inconvenienti e le complicazioni di una lunga degenza. Anche per le artrosi deformanti, altro doloroso appannaggio della senilità, esistono oggi cure medicamentose, fisioterapiche e chirurgiche di un valore indubbiamente certo, mentre si stanno tentando, sempre con maggior successo, la sostituzione delle articolazioni irrimediabilmente danneggiate. Io credo che in un futuro non troppo lontano arriveremo addirittura a disporre di articolazioni di ricambio. Sarebbe comunque opportuno che tutti sapessero che anche lo scheletro, col passare degli anni, va incontro a usura e a perdita della propria resistenza. Per ridurre al minimo questi inconvenienti, una adeguata alimentazione ricca di elementi minerali da concordare con il proprio medico curante, eventualmente integrata da preparati medici, potrebbe essere di grande utilità. Abbiamo visto e sentito adesso il gruppo dei chirurghi, sia l'ortopedico, sia il chirurgo vascolare, sia l'urologo, ma direi è doveroso rendere omaggio, direi parlare perlomeno anche del più stretto collaboratore dei chirurghi, di tutti questi chirurghi, cioè dell'anestesista, perché nella tecnica chirurgica moderna è in realtà l'anestesista quello che prepara il malato, che lo porta in condizioni ottimali al tavolo operatorio, che riprende in mano il malato stesso, il paziente stesso, dopo l'intervento, aiutandolo a superare tutto quel periodo post-operatorio che in fondo è quello più carico di pericoli. E i colleghi che mi hanno preceduto, i colleghi chirurghi, hanno messo già in evidenza l'importanza dell'anestesiologia. In realtà è proprio vero che l'anestesiologia ha fatto dei passi da gigante, tanto vero che oggi si possono operare vecchi in condizioni precarie che ieri erano rifiutati dai chirurghi. L'anestesista ha un compito particolare che non è solamente quello del narcotizzatore, cioè di non far sentire il dolore provocato dalle manualità operatorie da parte del chirurgo, bensì ha dei compiti piuttosto importanti, quali quello per esempio della preparazione all'intervento chirurgico, che intervento che può essere più o meno grave, più o meno impegnativo. La preparazione consiste, per esempio, facciamo un caso, in questo: una persona anziana, un uomo di 70 anni che è affetto da prostata, deve essere operato appunto di prostatectomia, cioè dell'asportazione della prostata. Però, avendo 70 anni, è un bronchitico asmatico, quindi respira male, può essere iperteso, quindi il cuore è in condizioni precarie.
L'anestesista si preoccupa appunto di rimettere in condizioni questi organi di funzionare pressoché vicino alla normalità. E come si può fare? Si fa la ginnastica respiratoria, si adoperano dei farmaci particolari per farlo espettorare, cioè per fargli liberare completamente il catarro che ingombra l'albero respiratorio. Si adoperano farmaci che riescono a far arrivare meglio il sangue al cuore. Si adoperano cioè moltissimi provvedimenti terapeutici che mettono in condizioni questo malato di affrontare un intervento chirurgico come se avesse circa 40-45 anni. Nello stesso tempo all'anestesista incombe l'obbligo di seguire il malato subito dopo l'intervento perché possono insorgere delle complicazioni che devono essere o prevedute e poi anche curate se eventualmente si mettono in evidenza. Un altro compito molto importante è quello di seguire il malato durante le fasi operatorie con certe determinate apparecchiature che noi oggi vantiamo nelle sale operatorie, quali per esempio il cardiovisor che ci dà immediatamente il tracciato della funzionalità cardiaca, l'apparecchio della pressione, i respiratori automatici per la ventilazione dei polmoni e così via. Quindi si può dire che da tutto quanto detto l'anestesista dà una certa fiducia, una rimarchevole sicurezza non solamente a chi si deve operare ma anche a chi opera. Mentre da un lato medicina e chirurgia e tutte le scienze applicate allo studio e alla soluzione degli infiniti problemi che il nostro organismo propone hanno compiuto e compiono sforzi per dare all'uomo sempre maggiori possibilità di salute, dall'altra l'uomo stesso, almeno da noi, non è che faccia molto per salvaguardarsi dalle infinite possibilità di malattia e di disfunzioni. Paradossalmente si può dire che l'uomo, la donna, si accorgono dei problemi esistenti e connessi alla salute solo quando questa è più o meno seriamente compromessa. In definitiva, lo abbiamo visto e sentito, che il saper invecchiare non è poi un grosso problema, a patto però di prendere coscienza che il consulto con il medico o con lo specialista non deve avvenire soltanto nei momenti di inderogabile necessità. Il consulto, il controllo periodico, devono diventare, insomma, una forma di igiene generale. Qui ritorna pertinente quello slogan di un famoso geriatra che sintetizza un po' quello che dovrebbe essere il comportamento di una persona che realmente intenda raggiungere l'età avanzata al meglio delle proprie risorse fisiche e mentali. Dice questo slogan: se volete da vecchi sentirvi ancora giovani, curatevi da giovani come se foste già vecchi. Insomma, un invito ad avere cura del proprio equilibrio fisico ad ogni età, a cominciare dalla giovinezza e dalla maturità, durante le quali, invece, di solito, tendiamo ad abusare dei nostri mezzi fisici, senza curarci troppo, di non richiedere più di quanto non possano darci. Poi, magari, vorremmo non lamentare acciacchi, malesseri o malanni, domandandoci come mai la scienza non abbia ancora trovato un modo per dare all'uomo, se non una giovinezza eterna, una giovinezza più duratura. Ecco, indubbiamente le maggiori aspirazioni dell'uomo, dai tempi dell'antichità, sono state quelle di tornare a una giovinezza, o perlomeno di prolungare questa giovinezza, l'eterna giovinezza, il sogno di Fausto, eccetera. Erano purtroppo sogni allora, erano sogni nel Medioevo, sono ancora sogni al momento attuale, né penso che nel ciclo generale, biologico, diciamo così, della vita, sia realmente possibile questo fermo, questo arrestarsi a una determinata età, all'età migliore o della giovinezza o della maturità che sia. Però indubbiamente quello che ha un'importanza, secondo noi, assoluta, è non il prolungare gli anni di vita dell'uomo, ma rendere questi anni il più possibile felici o tollerabili perlomeno. E quindi prolungare nello stesso tempo la vita media dell'individuo, cioè portare un maggior numero possibile di persone al di là di quel traguardo di età media che esisteva fino agli inizi del secolo. Agli inizi del secolo l'età media era ancora di 34 anni. L'età media attuale si avvicina ai 70 anni.
per noi in Italia. È quindi uno sbalzo enorme. Ha voluto dire superare tutto un insieme di malattie che portavano a una mortalità precoce. Se poi guardiamo il numero dei vecchi, degli anziani, degli ultra 65enni esistenti in Italia in questi ultimi decenni, il progredire continuo di questi soggetti, noi arriviamo a delle cifre realmente considerevoli. Pensi che nel 71 le persone al di sopra dei 60 anni erano poco più del 5-50% sul totale della popolazione. Nel 60 eravamo già al 15%. Se prendiamo addirittura i grandi vecchi, cioè le persone sopra gli 80 anni, le cifre direi sono ancora più significative, perché agli inizi del secolo noi eravamo ancora sul 2-2,5%, nel 51 eravamo al 5% e arriviamo praticamente a superare questa cifra nell'ultimo censimento che è stato effettuato, che è nel 1961. E un altro dato indubbiamente molto interessante può essere il seguente. Nel 1870 i morti oltre il 75esimo anno di età erano solo il 7%. Nel 1955 questa cifra era salita al 34%. Cioè ogni 100 persone morte, 34 superavano il 75esimo anno di vita. Nel momento attuale, perlomeno gli ultimi dati, le ultime statistiche, danno questa cifra al di sopra del 40%. Quindi possiamo dire che attualmente su 100 morti, oltre 40 hanno più di 75 anni di vita. Professore, senta, ma questi sono traguardi ritenuti massimi, diciamo così, o si pensa che si potrà spostare ulteriormente questo fronte della vecchiaia? No, indubbiamente può essere ancora spostato. Senza seguire i grandi ottimismi, le grandi cifre dei 130-150 anni come limite massimo di vita, in fondo teniamo presente che anche da quello che conosciamo attualmente, il limite massimo raggiunto e provato con tanto di anagrafe sono i 112 anni. Gli altri sono tutte cifre a memoria in un certo senso. Però pensiamo che senz'altro in un futuro sarà possibile raggiungere, direi con una certa tranquillità, come ora si raggiunge i 70-75 anni, raggiungere il secolo di vita. Spostare questa cifra, insomma, dai 75 spostiamola a 100-105 anni. Si potrebbero fare delle previsioni, cioè dire fra quanto tempo vivremo o potremo vivere un secolo intero? No, fare delle previsioni in un senso preciso, dovendo dire realmente una cifra, una data, questo non è possibile. Tutto dipende dai progressi che potrà fare la medicina. Siamo in un periodo indubbiamente di progressi enormi in senso medico, farmacologico, chirurgico, psicologico, eccetera. Se questi progressi continueranno sul ritmo attuale, indubbiamente questi sbalzi che noi abbiamo visto dal 1870 a ora, cioè i 90 anni, potranno continuare più o meno sullo stesso ritmo. Quindi potrebbe essere anche vicino questo? Potrebbe anche essere relativamente vicino. Relativamente.